Troppo buoni. Buongiorno, benvenuti al secondo incontro di questa giornata, della terza giornata di incroci di civiltà. Un incontro che avremo già, a cui avevamo già pensato nel 2020, perché la nostra ospite di oggi, una delle nostre due ospiti di oggi, Capka Kassabova, era nella lista delle persone, degli autori, delle autrici che avevamo invitato nell'edizione 2020, che ai noi, per i motivi che sapete benissimo, non si è potuta svolgere, ne abbiamo fatta un'altra piccolina online, ma era stata un'altra cosa. Quindi è con un enorme piacere che oggi abbiamo Capka Kassabova qui con noi, perché siamo riusciti a recuperarla da allora. Oggi Capka Kassabova è qui con noi insieme alla scrittrice Giuliana, friulano Giuliana, Federica Manzon, italiano naturalmente, Federica Manzon, e voglio ringraziare entrambe per aver accettato di partecipare assieme a questa conversazione che faranno insieme a Pietro Del Soldà, che conoscete benissimo perché è qui con Incroci forse da tanto tempo quanto me, o quasi, perché è più giovane, solo perché è più giovane. Voglio ringraziare per questa conversazione le due case editrici che hanno reso possibile questa, appunto, questo incontro, la casa editrice Feltrinelli, e voglio ringraziare Adolfo Frediani per averci messo in contatto, per aver tenuto sempre tutti i rapporti anche negli anni passati, e rapporti che sono diventati veramente molto intensi. Quest'anno ci sono molti autori di Feltrinelli qui con noi a Incroci di Civiltà, e la casa editrice Crocetti. Mi fermo qui, non dico altro, quindi voglio invitare qui sul palco Capka Kassabova, Federica Manzon e Pietro Del Soldà. Sono felice di essere in questo mio festival preferito, che cerco di dare una mano ogni anno, è piccolissima mano, è un onore essere in mezzo a queste due grandi scrittrici, autrici in particolare di due libri di cui parleremo, davvero potenti e con notevoli affinità pur tra le ovvie immense differenze. E uso di Incroci di Civiltà vuole che prima delle nostre parole siano gli autori e le autrici a parlare attraverso la lettura dei loro testi, quindi invito Capka Kassabova a dare lettura di un brano scelto che credo sia l'incipit del suo romanzo Elisir. Prego. Yes. Buongiorno a tutti. The sun was setting on the valley, giving everything a gilded edge. The great mountains to the west and east, the scorched fields and studded with human-sized thistle, where a mare and her foal lifted their heads from grazing, as if hearing a distant sound. Even the potholed road shimmered with golden heat. The silence was that of humanity gone for a long nap. Crickets turned their scrapers for the evening concert. In the river plains, a Roman city lay in ruins. Invaders, plagues, recyclers, nature, and neglect had left their mark. The interpretative boards in three languages and with the EU flag were so bleached by the sun that no interpretation remained. Cherry trees thrived in the tepidarium. Snakes mated in the banquet hall. And the girl in the reception kiosk was asleep with her head on the desk where the ceremonial entrance had been once and where the children of grandees had walked their lion cub pets on chains. The villages of thunder and fire were deserted with heat as after an exodus. The road was nibbled by high grasses. Then an unharvested field of sunflowers, black with seeds, all heads turned to the sun. I abandoned the car and entered the sunflowers. Blue-faced ranges on all sides, and on all sides, out of view and out of earshot, the rivers that made up the big Mester River. I sensed their smiling gallop downhill,
Men had spent their best years waist high in these rivers, moving logs downstream. Women had beaten their laundry and anger into the water. Children spent endless summers catching fish. Vast herds of buffalo and horses drank. Bird colonies nested. The land is fat and the mountains bathed by Mediterranean currents, an ideal climate that blends seasons like nectar in the cup of the valley. Once the valley held one of the largest fairs on the continent. Merchants and craftsmen, weavers and matchmakers, cattle and horse breeders, fortune tellers and shepherds, speaking a babel of languages and wearing all manner of fur hats and turbans, capes and aprons in linen and wool. Houses were built in stone above the valley with gray schist slated roofs. Orchards were planted. Many seasons passed. Then, in the last century of the last millennium, people began to leave, and with them the animals too. The river flats where golden apples ripened were dug up. Ecco, quello che avete sentito è l'inizio di uno straordinario racconto, il viaggio di un ritorno di Capka Kasabova al suo paese dopo essere cresciuta, nata e cresciuta a Sofia e aver vissuto poi in luoghi del mondo molto diversi, Nuova Zelanda, ora vive nelle Highlands scozzesi, ma poi un'estate, poi ne parleremo meglio, decide di lasciare la sua casa, anche il suo compagno, insomma, per un po' di mesi e andarsene a viaggiare in una parte del suo paese, della Bulgaria, una valle segnata da un fiume, il Mesta, un fiume di poco più di 200 chilometri che per la metà scorre in Bulgaria, per l'altra metà in Grecia, nei territori della Tracia, per poi arrivare fino al nord del Mar Egeo e lì sfociare, dove, come già avete sentito da queste descrizioni iniziali, brulica una vita che è un intreccio, e di questo dovremo evidentemente parlare, di passato, di tradizioni che non sono tramontate, nonostante i lunghi anni della dittatura, del totalitarismo anche in Bulgaria, e di una modernità che in realtà si configura in Bulgaria come altrove, come un'economia capitalistica predatoria, con un turismo devastante, che forse parlando qua da Venezia sembra ancora più concreto, ma ne parleremo ancora. Ora io do la parola invece a Federica Manzon per leggere anche l'incipit, sempre l'incipit, no, del suo romanzo bellissimo Alma. Prego Federica. Ad aprile sono poche le barche che fanno la spola dalla terraferma all'isola. Lei cammina nel paese chiuso, una donna con gambe da cicogna e rughe e latte degli occhi azzurrini, come chi è cresciuto in una città ventosa. Se ne va in giro sola tra case di vacanza disabitate. Qualche facciata sfoggia una bandiera della Dinamo Zagabria appesa ai fili del bucato. Qualche altra un muro decorato da fori di proiettile. Alma alza gli occhi verso il campanile e vede un gabbiano che si sgranchisce le ali. Stamattina ha telefonato all'albergo sull'isola. Ha chiesto se era possibile prenotare una camera. È possibile, le hanno risposto con riluttanza. Sono cambiati i tempi, ma l'isola conserva la sua scortesia. Il cielo intanto si è schiarito, c'è un sole baltico. Le sembra di aver passato la vita sotto cieli come questo, a inseguire qualcosa che non aveva chiaro. Un inverno, nella sua città est, doveva essere la fine di febbraio. Camminava nel bosco del Balone de Vortella e gli alberi sobbalzavano per la bora. Lei stringeva la mano di un uomo che le si era intrufolata nella tasca del suo cappotto e tremava. Accadevano cose del genere, conosceva persone con cui passava del tempo, scrutavano il cielo insieme, facevano un pezzo di strada, poi lei se ne andava. Le campane battono l'ora, il capitano della barca è entrato in cabina a controllare che tutto sia pronto. Alma si affretta a raggiungere la passerella, nessuno le controlla il biglietto. È l'unica passeggera e ha l'aria da straniera del nord. Ovunque abbia vissuto, l'hanno sempre scambiata per una che viene da un altrove. C'è qualcosa di provvisorio nei suoi gesti, come se fosse sempre sul punto di partire. O perché dà l'impressione di aspettare un attimo di troppo prima di rispondere alle domande e la gente pensa che lei non capisca le lingue, nessuna lingua, anche se lei ne capisce e ne parla diverse. Sul ponte appoggia i gomiti al parapetto e si sporge a vedere l'acqua che si increspa appena i motori iniziano a rullare.
Una volta, in braccio a suo padre, le era caduto il cappello in acqua, un cappellino di paglia con il nastro blu comprato a Venezia. Per consolarla, lui l'aveva portata sotto coperta, dove molti nel vederlo si erano alzati a stringergli la mano. Aveva detto qualcosa al capitano e quello aveva fatto spuntare dall'armadietto, sotto i comandi, un rettangolo di tessuto blu con la stella rossa cucita da un lato e gliel'aveva sistemato sulla testa. Lei aveva detto «grazie» e il capitano e suo padre si erano scambiati uno sguardo significativo. Il cappello dei giovani prigionieri di Jugoslavia non è sopravvissuto all'infanzia e non esistono foto di quel giorno. Pochi di noi sono stati immortalati nelle occasioni di festa, se non si aveva la fortuna di entrare nelle parate e di finire nel Nevis o sul Novilist. Alma ricorda che portava sandali blu e una maglietta alla marinara. Per anni ha creduto che quel ricordo fosse una suggestione della fantasia, cresciuto nel deserto della memoria familiare con un'estinazione di una caccia nel Sahara. Poi aveva smesso di pensarci. Ecco, quando dicevo parallelismo, anche qui siamo all'inizio di un viaggio di una donna, un viaggio di ritorno, di riavvicinamento, ma vedremo quanto complesso, alle radici, alle origini, tutte parole che dovremo problematizzare nella nostra conversazione. Un viaggio che sarà, nel caso di Alma, anche un viaggio quasi più nel tempo che nello spazio, un viaggio nella storia e nella memoria collettiva e personale. E due viaggi che si collocano agli estremi opposti geograficamente di quella grande area che potremmo definire forse l'universo balcanico. Siamo all'estremità nord-occidentale, perché l'isola di cui si parla è l'isola di Brioni, e poi la città vera, insomma, è che il centro ideale di questo libro è Trieste, e laddove invece il viaggio di Capra Cassabova ci porta all'estremità sudorientale di quella stessa galassia, a dimostrazione di quanto sia varia al proprio interno. Due parole sulle nostre autrici. Capra Cassabova scrive questo libro che in qualche modo completa una trilogia, non so se sia il termine, di un lavoro intorno al viaggio in quelle terre e anche nella storia. Cito altri due titoli importanti usciti in italiano: Confine, viaggio al termine dell'Europa, uscito per EDT nel 2019, e poi due anni fa, sempre per l'editore Crocetti, Il lago, ritorno nei Balcani in pace e in guerra. Federica Manzon, che è una scrittrice e anche una figura importante del panorama editoriale italiano in quanto direttrice editoriale di una casa editrice grossa e di grande prestigio come Guanda, ha esordito nel 2008 il romanzo Come si dice addio, e poi ricordo alcuni titoli, Di fame e di sventura, La nostalgia degli altri, Il bosco del confine, poi ha curato un'antologia, I mari di Trieste, Trieste che ritorna, da cui anche se non ci vive più rimane una... è Trieste questa, no? Copertina, chiaramente, un colori netti come in questo quadro che si possono ritrovare soltanto lì, forse simili un po' a quelli della Venezia di oggi, di stamattina. Io vorrei subito chiedere a Capra Cassabova che se il movente iniziale, lei un po' lo spiega nel libro, però vorrei risentirlo dalle sue parole, la causa, che la molla che le ha fatto scattare questo viaggio, decidere la decisione di questo viaggio in quella parte specifica della Bulgaria, una parte abitata in particolare direi da una minoranza musulmana che sono i pomacchi, davvero una minoranza dal punto di vista numerico, che sembrano essere forse gli ultimi bulgari a preservare una identità non solo religiosa ma culturale, propria, peculiare, unica, non snaturata né dall'era sovietica né dal capitalismo predatorio che ne è seguito. Perché questo viaggio e perché lì nella valle del fiume Mesta? So I'm going to speak in English. I hope that's okay with people. I trust that there is a translation into Italian going on. Yes, go ahead. I think the starting point of this journey for Elixir was really the moment when I walked into the sunflower field in the valley. This is the scene I just read for you.
And that's the moment when something was sparked for me. Yes, this is in Bulgaria. I am Bulgarian. However, this part of the country, it was completely unknown to me. So I was a stranger there. The only thing that linked me with that place was language. And because I am a writer of human stories, language is very important for me. This is a book largely about the story between humans and non-humans, you know, nature and nature's residents, and humanity's kind of relationship, damaged relationship, vital relationship with nature. And so for me, this started with the sunflower field and realizing that this is a place I need to get to know. And I had a long-standing interest in the Pomaks, who are a sort of cultural group in Bulgaria, within the Balkans, in fact. They have a very interesting sort of syncretic culture, and they have retained some of what is lost elsewhere. So I was keen to spend time in those communities and get to know the mountains and the last people of the mountains. In a way, they are some of these communities are the last highlanders of Europe. So that was the starting point of the journey. And it took me, of course, to unexpected places. I think every true journey in our lives takes us to unexpected places. I think by the end of a journey, of a true journey, we should be transformed. We should not be the same person that we were at the beginning. That, for me, I think, is the meaning of a true journey. I guess what I didn't know at the beginning was that this would be as much an internal journey as a geographical and environmental journey. E poi ci addentreremo in questo formidabile viaggio che è anche una messa a tema del rapporto uomo-natura in maniera davvero suggestiva. E quella parola scelta per il titolo, Elisir, parola di origine araba, a me richiama la nozione di anima del mondo, insomma, quando l'idea è invece tutta platonica, tutta occidentale, ma di una connessione profonda tra tutti i viventi che si tratta di riscoprire. È un viaggio geografico nella storia, ma anche profondamente nell'interiorità di Alma, quello che sta al centro del romanzo di Federica Manzona. Alma è una donna che, dopo essere cresciuta a Trieste con una madre triestina e un padre sciavo, come si diceva, forse ancora si dice, insomma, un padre che viene dalla Jugoslavia, uomo sfuggente, che va e viene, che non è mai presente, che come dire, lascia un segno proprio in termini di irrequietezza, che forse come unica vera eredità lascia ad Alma la propria stessa inquietudine e che però poi consegna un'eredità vera e propria alla morte, quello che Alma va a riprendere per scoprire poi molte cose. Ecco, Alma è una donna che si trova a indagare ad un tempo sulla propria famiglia, le origini del padre, il proprio rapporto con i confini. Sono entrambi libri di confine e di identità multiple, problematiche, da accogliere così, senza alcuna soluzione. È donna di frontiera Alma, come lo era il padre, come era la sua famiglia, appunto, ma è anche un viaggio alla scoperta della storia, della guerra in Jugoslavia, con delle riflessioni importanti e utili anche per leggere quello che sta accadendo oggi nel mondo, cioè la guerra, in primo luogo la guerra in Ucraina, e poi un viaggio nell'intimo di una donna che ha fatto i conti con la storia non solo attraverso la figura del padre, così sfuggente, problematico, a sua volta coinvolto attivamente nella dittatura di Tito, anche se non si è mai capito, lei non ha mai saputo bene in che modo, a che livelli, ma pure con la figura di un altro uomo, un giovane uomo che era bambino, cresciuto con lei e che si chiama Vili,
figlio di intellettuali di Belgrado e rifugiatosi lui a Trieste, che vive con la famiglia, che per lei diventerà un compagno di vita, di giochi, un fratello, un amore. Ci sono pagine molto intense dedicate alla relazione erotica tra questi due, la sentimentale tra questi due giovani che poi diventano adulti, che a sua volta aveva un legame col padre di Alma ancora più complesso, no? Quasi più intimo sugli aspetti politici che non quello che aveva lei con il padre. Quindi una complessità in questa operazione di ritorno e di riscoperta, a cui chiedo e faccio una domanda, diciamo, analoga a quello che ha fatto a Kafka. Federica, tu sei arrivata come e quanto, se ce lo vuoi dire, questo scavo dentro di sé, nella storia, nella geografia che fa Alma, ha anche a che fare con la tua biografia? Grazie. E io credo di essere stata mossa forse da una cosa simile a quella di Kafka, o almeno simile a quello che io ho sempre trovato nei suoi libri, cioè dalla geografia, dal fatto che qualcosa della nostra geografia, del luogo in cui siamo nati o abbiamo vissuto o che in qualche modo sentiamo di appartenere, ci richiama e ci interroga. E la geografia per me è sempre stato qualcosa di intimo, qualcosa che ha a che fare con le ragioni con cui noi costruiamo la nostra identità, con cui noi costruiamo anche il nostro modo di stare al mondo. Per me il libro è nato inizialmente dall'inquietudine, forse dall'inquietudine di Alma e dal suo rapporto con i luoghi, col suo rapporto essenzialmente con Trieste. Però io mi sono chiesta perché Trieste, cos'è questa Trieste che a me per prima mi chiama, è una città in cui io non vivo, diciamo non vivo stabilmente, però in cui torno sempre, da cui avrei potuto vivere ma non ho vissuto. Cosa ha a che fare questo luogo con l'identità? E riflettendoci, girando un po' attorno, una cosa che a me premeva raccontare era mettere insieme, diciamo, la dimensione intima con la dimensione più grande, con quello che ha a che fare con la storia, con qualcosa che sembra sempre passare sopra le nostre teste, invece ci sta vicinissimo. E in questo per me Trieste era il punto perfetto, perché incarnava per me qualcosa di molto intimo, cioè il fatto che noi siamo fatti da tante parti diverse, per quanto viviamo in un'epoca che ci dice che le nostre identità sono uniche, monolitiche, legate al sangue, legate al suolo in cui siamo nati. Io credo che invece le nostre identità siano molto più mutevoli e sfaccettate, siano fatte di tante parti diverse che hanno a che fare con i luoghi in cui siamo nati, con gli incontri che facciamo, con i luoghi a cui scegliamo di appartenere, con le cose che ci capitano. E tutte queste parti che stanno dentro di noi non stanno insieme pacificamente, stanno insieme spingendoci sempre a chiederci: ma io chi sono? Io a quale mondo appartengo? Dove sto io? Tu lo citavi prima, dove le mie origini coincidono con le mie radici? Qual è il mio posto nel mondo? E questa domanda che era per me, ed è per Alma, una domanda intima, una domanda che muove tutta la sua vita poi in qualche modo, era una domanda che per me si specchiava, si è sempre specchiata nella città di Trieste, perché Trieste è una città che ha tante anime. Voi, immagino qualcuno di voi ci sia stato, la conosca. In una manciata di strade convivono insieme tante cose, convive la chiesa serbo-ortodossa, quella greco-ortodossa, il tempio ebraico, la chiesa valdese, convivono lingue diverse, convivono modi di stare al mondo, di guardare al mondo diverse, non sempre pacificamente, eppure convivono. Queste differenze si mantengono in vita. E Trieste è sempre stata una città che ha visto la storia attraversarla, passarla sopra, determinarla da quella prima guerra mondiale, che ha visto poi il feretro dell'imperatore appena ucciso Sarajevo passare per Trieste, ad arrivare a Trieste, e a tutto quello che poi è accaduto dopo nei secoli, fino alla storia più recente, a quello che ha rappresentato guardare da Trieste la guerra dei Balcani e guardare quindi un po' la nostra Europa. Quindi per me, in questo libro, lo dicevi tu prima, Trieste è qualcosa di più di una città, non è sicuramente un'ambientazione, è un personaggio che si specchia in Alma. Alma per me è un pezzo di anima di Trieste, ed è una continua interrogazione per me su come noi stiamo dentro i luoghi e cosa ce ne facciamo un po' della storia che li attraversa, come la viviamo nel nostro presente. Uno sguardo sull'Europa l'ho gettata entrambi, da angolature molto particolari, molto diverse, e sarà interessante anche, insomma, magari nel prosieguo della discussione capire che visione ne avete. Vorrei però tornare con Kafka alla valle del Mesta,
questo luogo che già subito lei descrive come ricco, ma anche magico, insomma, capitemi, non voglio esagerare con questa parola, però seducente, molto problematico, e chiederle perché questo viaggio diventa poi anche non solo una messa in questione delle identità, bensì anche una messa in questione di quel confine che esiste nella nostra civiltà, anzi su cui si basa la nostra civiltà, tra la cultura, intendendo per cultura la tecnologia, i modi in cui organizziamo la nostra vita, e dall'altra parte la natura, che è un'altra parola molto difficile, che siamo abituati a pensare come il non umano, ed è già un errore esistenziale, ontologico, se noi siamo dentro la natura. Perché questo viaggio, che è un viaggio in un posto molto bello, tra popolazioni diverse da scoprire, poi diventa alla fine un viaggio interiore, dici tu, ma anche un viaggio ecologico, come dire, un viaggio alla riscoperta del rapporto tra uomo e natura. Cos'è che fa scattare? L'avevi in mente già da prima questa cosa? Che sarebbe stato, perché in questo libro ci sono dei personaggi che hanno delle sapienze antiche nell'utilizzo delle erbe, delle ricette molto utili, ci sono anche delle pagine proprio interessanti, da questo preziose da questo punto di vista. Lo immaginavi al principio che sarebbe stato anche un viaggio appunto dentro un nuovo rapporto, un diverso rapporto con la natura? Did you since the very beginning, were you sure that this experience would have been an experience also into a different relationship with nature? So you discover a different way to relate of relating to nature. Thank you. Yes, of course. You know, I think for me, what's really fascinating when I embark on a journey is that you have to kind of, you know, in Buddhism they have this saying, you know, you have to empty your mind, you have to empty your cup so that you can refill it. So you have to, in a way, arrive in a place empty of yourself, meaning without preconceptions. If you think you know something about this place, don't. And you know, I think with this journey, I really learned to be present. So in many ways, this is a kind of meditative journey, a kind of experiment in being super present with people and places. And perhaps anything that this book, you know, this book has many messages, I guess, about nature, about, you know, whatever. You are often asked as a writer, what is the message of the book? I don't know until I finish it, because the message comes from the places and the faces. It doesn't come from me. I am not an ideological writer. I'm a narrative writer. So my favorite thing in the world is to be in a place listening to someone's story, someone telling me about their life and about their place. And there are a lot of lives in this book. And perhaps one common thread that connects these lives is suffering, that all the people in this book have suffered deeply. They have suffered from political persecution, from personal tragedies, from everything that is, you know, has happened in their environment, in their communities. And so I've always been interested in suffering, and I think that's why I'm drawn to places which are, you know, not just in this book, but in my previous two books, I was drawn to places which are on so-called margins. And in fact, I think in all my work, I debunk this kind of myth or this idea of what is the center and what is the margin. For me, marginal places and marginal people have the most interesting stories and lessons. And these places and these people really have been my teachers. So suffering and illness and
all the different forms of all the different types of pain that we as humans experience. I met in on this journey, and the next question is, how do you transcend pain? So elixir is an alchemical word. It's an old alchemical word. It's an Arab word, al-elixir, the substance, the miraculous substance. And of course, elixir has a practical, physical dimension and also a metaphysical one. And I was equally interested in both, which is why this turned out to be a very kind of internal journey with people and places and plants. I learned a lot about medicinal plants and their language. And one of, I think, the greatest characters in the book is this man called Rocky the Enchanter. I think it's Rocky el Encantatore, who is a buyer of medicinal plants. That's what he's done his entire life, he and his wife. And he's known as Rocky the Enchanter because there is a plant whose nickname locally is the Enchanter, Omainice in Bulgarian. Il Incantador. It's a magical plant and a medicinal plant. And Rocky was a kind of, for me, he really embodies this symbiotic relationship between the human and the plant world. And it's a very precious relationship. And it's one we have largely forgotten. And so Rocky was one of my teachers, really, about plants, about life, about death. He said to me, there is no dead plant. Even in winter, they just play dead. You know, they hide under the, you know, underground, and they kind of nourish their roots. So I learned a lot of practical things from him. I have an interest in herbalism, medicinal herbalism, and this was eye-opening. But I think what really transformed me was the human encounters, meeting these ordinary people with extraordinary lives, and learning about how you can heal yourself when there is no help coming from anywhere. So healing, I think, is the journey of healing is the journey of looking for the elixir. And I think, in a way, you know, we like instant fixes in our society. You know, we live in a broken society, and it's broken because we want instant fixes, because we have addictions. We reach for, you know, a quick fix of something. So we want instant elixir. And in fact, in our society, elixir has become a kind of mostly a cosmetic product. You know, you buy elixir of eternal youth to make yourself look very young on the inside, but who cares what happens on the inside, you know? So really, I wanted to investigate our relationship with elixir, with this concept. Going back to the old alchemists, going back to also the first recorded human medicine, which is Chinese medicine, and somehow weaving these strands together through real living people and plants. Who knows what elixir is, but it's worth seeking it. Un'ipotesi da lettore è che l'elisir vero siano proprio gli incontri. Gli incontri con le persone, non solo il tuo elisir, ma l'elisir a disposizione di tutti noi per sanare le ferite dell'esistenza. Ovviamente incontri che devono presupporre da parte nostra un'apertura, un atteggiamento non difensivo, non strumentale, no? Ma come accade a te nel libro con le tante persone che incroci in questo posto
mi è venuta voglia di ovviamente di andare a conoscere, ma è soprattutto la disposizione all'apertura, no? E credo che sia, no, ovviamente come ogni gran libro non ha un messaggio, ma uno che viene fuori è proprio questo, cioè l'elisir, la via contro la sofferenza o per convivere con la sofferenza è questa, ci apre agli altri e ci apre alla natura, questo atteggiamento verso il prossimo cambia anche il nostro rapporto con l'ambiente che ci circonda. E dicevo prima, questa nozione, Federica, di elisir, che è nel titolo del libro di Kafka, mi ha fatto venire delle suggestioni dei miei, anche tuoi studi filosofici, l'anima mundi, no? Ma insomma, non credo sia una coincidenza che anche il tuo titolo no, riporti già nel nome di questa donna un riferimento più o meno esplicito alla dimensione dell'anima, qualunque cosa l'anima sia. E ecco, quanto questo viaggio che compie Alma nella storia familiare, nella storia politica, è anche una riscoperta della propria interiorità, e in particolare direi nel legame col padre. Io ho sentito una tua intervista, no? A Fahrenheit, al gioco in casa, insomma, a Tommaso Certosio, in cui dici una cosa, e forse ti vorrei proprio chiedere di parlare del rapporto col padre, e questo padre che non c'è, che penso riguardi tante persone, padre che c'è, non c'è, sfuggente, non si capisce cosa vuole dalla vita, contraddittorio, però giustamente tu commentavi questa osservazione di Tommaso Certosio dicendo: ma perché un messaggio univoco non insegna niente, noi insegniamo, lasciamo davvero qualcosa se esponiamo la nostra contraddittorietà. Ma guarda, per me il viaggio di Alma era molto il viaggio che lei fa tornando a Trieste in questi 3 giorni che passa in città, un po' per ritrovare sia il coraggio di affrontare l'eredità di questo padre, ma anche per cercare di mettere insieme i pezzi della sua vita, che sono appunto sempre, sempre contraddittori. E la cosa principale con cui lei fa i conti, capendo proprio che alla fine un unico punto non riesce a trovarlo, perché lei che ha a che fare con la sua vita, con tutto quello in cui lei è cresciuta sotto il fascino di questo padre che, tu lo dicevi, arriva da quel mondo di là, e suo padre è uno che è cresciuto nell'inizio del sogno jugoslavo, quindi ha creduto e vissuto dentro quello che era la possibile idea di una fratellanza e di un'unità dei popoli. Poi quel sogno lo ha attraversato e l'ha visto frantumarsi, ha visto cadere quel mondo lì. Suo padre è una persona che ha perso il suo paese. Per me questa cosa aveva dentro un nucleo di tragedia, perché tutti noi sappiamo cosa vuol dire la perdita di una persona, la perdita di cose più piccole, di un lavoro, di un amico, però non sappiamo cosa vuol dire perdere un paese. E l'eredità in cui lui l'ha sempre educata aveva molto a che fare con tutto questo, perché aveva a che fare con una cosa decisiva, che era anche legata al suo apparire, andare, venire, tornare, ed era il rapporto con la memoria, che era dirle: non guardarti mai indietro. Alma non saprà mai da dove arriva suo padre, dove è nato, che lavoro fa, da che mondo viene, e ogni volta che lei gli farà delle domande sul passato, lui gli dirà: non guardarti indietro, non è importante quello che è il passato può essere una zavorra che ti impedisce di immaginare un futuro, di immaginartelo da zero, sapere dove stanno le tue radici, cosa è accaduto dentro di te, può essere una cosa che ti vincola e da lì non riesci più a immaginarti liberamente. Per lui era molto importante che sua figlia crescesse libera di andare per il mondo, libera di decidere chi voleva essere senza essere definita da tutto quello che era accaduto prima. Però questo ha un peso nell'anima di Alma, nel suo percorso, perché lei cresce come una persona sradicata, cresce come una persona che non sa niente del suo passato, della sua memoria, e che pur suo padre rimarrà sempre per lei un oggetto d'attrazione, di desiderio, un legame molto forte proprio per questa eredità che le passa. E lei dall'altro lato ha però un altro controaltare, che è il mondo dei suoi nonni, che rappresentano, voi immaginatevi, quella Trieste più antica, più che guarda l'Austria-Ungheria, dove invece il culto delle radici, del passato, del conoscere bene la storia, quello che è accaduto prima di te, ha un senso non solo per capire dove sei tu nel mondo e per costruire le tue relazioni, ma anche un senso più ampio per capire dove stiamo. E tutto il romanzo, tutta la vita di Alma è un po' un continuo dirsi:
da che lato sto? Sto dalla parte di mio padre o sto dal lato di mio nonno? Cosa me ne faccio io della memoria? È veramente qualcosa che dobbiamo non guardare più o è qualcosa invece a cui dobbiamo rimanere agganciati? Lei questo lo sentirà in modo molto netto, perché pur vedendo alla fine come suo padre che forse il passato è qualcosa di pericoloso, il culto della memoria è qualcosa che porta a sotterrare questioni che erano state ben sotterrate, dimenticate per un motivo, risotterrare le ossa, le reliquie, porterà poi anche alla rinascita delle guerre nei Balcani, alle motivazioni addotte, diciamo, per creare l'aura di quella guerra. E lei starà con suo padre per lunga parte del tempo credendo che essere cittadini del mondo, non avere radici, crescere dove vuoi sia la cosa migliore che le può capitare, quando però le capita di trovarsi in mezzo a quella guerra, di non capire niente, di non capire dove stanno le parti, cercherà suo nonno per dirgli dimmi come faccio a capire, suo nonno le dirà studia la storia, guarda da dove nascono le cose. E questa era una domanda che anch'io mi facevo: come stiamo noi in mezzo a questi tempi complessi? Come stiamo dentro questo bisogno di capire le cose, di capire dove siamo ancorati, però al contempo anche di non farne un oggetto di culto che poi ci lega. A me aveva molto colpito il fatto che quando Abraham Yoshua era venuto forse l'ultima volta in Italia a Mantova, lui da scrittore israeliano aveva detto: dobbiamo smettere di ricordare, dobbiamo per un attimo smettere di andare indietro alla memoria, perché sennò non costruiremo mai un nuovo futuro, un qualcosa di diverso. E che lo dicesse lui aveva un peso ancora più grande, lo è stato per me, era una frase che avevo molto in mente scrivendo questo libro. E quindi, appunto, per venire alla tua risposta, alla tua domanda, tutti questi tre giorni al Malipassa cercando di capire dove sto io, qual è la cosa importante, qual è la mia eredità, per poi capire che non è né uno né l'altro, sta un po' nel saper di volta in volta rimmaginare forse quello che aveva a che fare con te per dargli un valore diverso e nuovo. Quando si ascoltano storie di persone di frontiera, perché nate nella frontiera, si ha dapprima il sospetto che siano delle eccezioni, che non valgano per tutti, perché la maggioranza delle persone, una buona quota di persone, vivono invece radicate, non hanno perlomeno quel problema lì di chiedersi da dove vengono. Era la vicenda di Erodoto. Anche Erodoto nasce probabilmente da padre e madre appartenenti ai due mondi, greco e persiano, però proprio in realtà questo lo ha reso, oltre che probabilmente un gran viaggiatore, un narratore di mondi antichi, anche uno che ha saputo parlare al cuore anche degli ateniesi invece identitari, suprematisti, radicati nel loro territorio. E ritorniamo al nostro rapporto di oggi però con l'identità, perché mi interessa a questo punto conoscere cosa pensa Kapka, che ha anche lei una storia di confini attraversati, di paesi cambiati. Il papà di Alma non ha più il suo paese, che era la Jugoslavia di Tito. La Bulgaria c'è ancora, ma è un'altra cosa. Io spero che tu mi senta nella traduzione. È un'altra cosa rispetto alla Bulgaria di oggi. E che cos'è per te oggi l'identità così stratificata dopo tanti anni vissuti in paesi così diversi? E questo viaggio è anche un viaggio alla ricerca di una risposta alla domanda sull'identità o no? I think it has become kind of fashionable to talk about identity, and because identity has become complicated, and perhaps because you know, some political forces try to use it, you know, to use this question of identity, you know, as a weapon because of identity politics, I think I've kind of made peace with the more obvious, or the more, I don't know, I've made peace with my personal identity culturally. I think living close to nature, and also spending a lot of time on the ground with people who are very connected to their place, like all the people in Elixir, has shown me a very different approach
a different approach to the question of identity, which is completely without borders, which is actually radical. And I think in a way Elixir is probably a radical, for me at least it was a radical experience, and it's probably a radical book in a very kind of quiet way. And that radical identity is that we have a kinship to all of the organic world, all of nature. So I'm now more and more interested in how we communicate, not just with other humans, but with the rest of the organic world. So this interspecies conversation is more and more interesting for me, and I see more and more, I identify more and more with that, you know, what's beyond the human experience. Perhaps because the human experience is so broken now, it is so on it, you know, it can no longer go, you know, continue in the same way. The human experience is kind of is very industrialized, and this is what we're facing, you know, the military industrial complex. And this is a different, what I'm suggesting is that this is a different way to see ourselves, perhaps, not in terms of concepts or even culture or politics, but in terms of relationships. And I think this, you know, this is a book of relationships. I just wanted to say something this morning, thinking about identity. You know, this morning I went into a church, but I forget the name of the church. And there was a small plaque to Teresa de Lisieux, Il Piccolo Fiore, who is a saint, a 19th century saint. She was a nun. I didn't know about her, but I was very moved. You know, in the middle of this crowded church, you know, Venice is very crowded with tourists, and everybody's coming to consume something, to consume culture, or to consume, you know, and then go away quickly. So it's very obvious that this is part of our broken society, that we are just consuming all the time instead of having a relationship with a place. And I was very moved by something she said. She said, what matters in life is not great deeds, but great love. And ciò che... can you read it in Italian? Ciò che conta nella vita non è compiere grandi opere, ma avere grande amore. And you know, I think a lot of the people I met in Elixir taught me that lesson. And in a way, I would love for us to be able to think in terms of who we are, our identity, in those terms, you know? Grazie Kafka. A proposito di questo, di amore, che siamo tutti d'accordo che è ciò che conta nella vita, credo, spero. Ecco, è presente, ma anch'esso è vissuto nel libro con molta complessità, cioè la difficoltà del rapporto tra me e suo padre in qualche modo si ripercuote anche nel rapporto che ha molti aspetti, molte evoluzioni, perché si conoscono quando sono bambini Alma e questo personaggio fondamentale che è Vili, che viene da Belgrado, quindi dal di là, ma poi diventa la persona più intima forse per lei, con cui cresce, e poi però nonostante si trasformi anche in un amore vero e proprio in tutti i sensi, non riesce a dominare le vite di questi due, che alla fine si allontanano, Alma se ne va. Perché non poteva andare diversamente? Se vuoi dirci anche due parole in più di questo personaggio molto interessante, molto bello, che è Vili.
Parto dalla fine della tua domanda. Ville è un ragazzino che, appunto, come dicevi tu, nasce a Belgrado. Quando lui ha più o meno 10 anni, viene portato dal padre di Alma a Trieste, perché sono gli ultimi anni del governo, della dittatura di Tito, gli anni più difficili in cui inizia a tremare il governo, e come spesso accade in questi casi, iniziano le epurazioni, iniziano a entrare nel mirino le persone più vicine a quella Jugoslavia della prima ora, tra cui gli intellettuali, i giornalisti e i genitori di Vili. Lui viene portato a Trieste, quindi arriva in qualche modo da un altro mondo, da un altrove, che però è anche prossimo e familiare, e loro crescono insieme specchiandosi un po' negli stessi problemi, perché se Alma cresce inseguendo questo padre che non c'è mai, proiettata su questo mondo che glielo porta via e che però verso cui lei è attratta, verso cui le racconta delle storie, Vili da quel mondo se n'è andato, finirà per passare a Trieste molto più tempo di quello che ha passato in Jugoslavia, però poi quando scoppia la guerra sentirà che la sua gente è quella, sentirà di appartenere a quel mondo lì in modo chiaro e dichiarato inizialmente, poi la cosa si complica. Però la domanda che tu dicevi, tra loro sì, a un certo punto anche si innamorano, però si allontanano, si avvicinano, perché tra loro c'è una posta in gioco più grande, che poi Alma se lo chiederà diventata adulta, e si chiederà: ma io l'avrei amato se lui non fosse stato il figlio di quel mondo? Non ha una risposta, perché il suo essere parte di quel mondo contiene tutta la loro relazione, perché quando lui arriva in città, inizia a vivere con Alma, in qualche modo lui è parte di quegli incontri di cui parlava prima Kappa, che ci dicono qualcosa della nostra identità, perché lui fa uscire Alma da questa questione del chi sono io, perché la sposta un po' nel chi sei tu dall'altra parte. A quel punto Alma inizierà a essere interessata a lui in una dimensione di relazione individuale, ma a tutto quello che il suo mondo si porta dietro. E tutti e due, il loro rapporto, che nasce prima a Trieste, nasce dentro un posto che già di per sé è un posto complicato e ambiguo, come era il Porto Vecchio di Trieste, che era l'unico porto franco d'Europa che è rimasto per tanti anni chiuso fino ai tempi recenti, ed era per questo chiamata la città proibita. Era il posto dove c'erano le masserie, i beni degli esuli che erano stati ammassati lì e che poi non porteranno mai a casa, per cui tutta la storia, la loro relazione nasce sotto quest'ombra, e entrambi devono affrontare una domanda grande, che è la domanda di cosa accade a quelle persone come Vili, che appartengono a un paese che diventa un paese terrificante, un paese che ha un governo terribile, come è stato quello serbo di Milosevic, che fa una guerra, che compie dei genocidi, che è a capo delle azioni più spregevoli. E cosa accade a queste persone che però di questo paese fanno parte, di queste persone che amano il loro paese? Vili a un certo punto avrà un moto di allontanamento verso Alma, di ribellione, dicendo: ma io appartengo a quel mondo, a tutto quel mondo, questa è la mia gente, di questo mondo che voi guardate dicendo siete colpevoli di ogni cosa, che era cosa vera peraltro. Però non si può mai ridurre tutto questo. La domanda che sottende loro è: non possiamo mai ridurre un popolo, le persone, a un governo? E però il governo complica le relazioni con le persone. Noi guardiamo quello che accade nel mondo, lo guardiamo in una chiave geopolitica, diciamo. Ovviamente il pensiero va al nostro rapporto con i russi, con il popolo russo. Assolutamente. Noi perdiamo di vista tutte quelle singole persone che sono lì dentro, e magari hanno vissuto diverso, magari non concordano niente con quelle persone, e per cui tutta la relazione con Alma Vili sarà per questo per lei, sostanzialmente, un punto a cui continuamente guardare per capire le difficoltà, anche tutte le complicazioni in cui stanno le loro relazioni, il loro stare nel mondo, ma anche per capire la complessità dei paesi, la velocità con cui noi molto spesso riduciamo le cose. Non è tanto una questione di dire il colpevole o l'innocente, non è questo il tema, però è questione di non ridurre mai, di non semplificare quelle che sono le esperienze, i vissuti, gli incontri, a un'idea più grande e più veloce che noi abbiamo, perché poi invece io credo che le persone come Vili o come altre che stanno adesso in Russia e che magari non aderiscono a quei governi terribili,
però hanno dentro di sé le ricchezze delle culture di quei paesi, delle tradizioni, delle geografie di quei paesi, sono le persone che sono per noi più preziose, perché sono quelle che quando le guerre finiscono poi ci danno i ponti per ricostruire, con cui noi dobbiamo parlare alla fine. E al Maivili si rimandano sempre, si fraintendono, anche perché il mondo li fa fraintendere, però si guardano sempre nella difficoltà di questo che hanno entrambi. Troppa poca attenzione ai dissidenti russi per applicare al concreto quello che è l'attualità, no? A parte la morte di Navalny. Vabbè, ma io vorrei chiudere in questi ultimi 10 minuti che abbiamo di conversazione, ritornando a quella, rimanendo in ambito, diciamo, non so come chiamarlo, geopolitico, perché i vostri libri hanno in diverso modo a che fare anche con questo, con l'idea di Europa che avete e che hanno, partiamo da Kafka, le persone che vivono in questa valle, che è un angolo d'Europa in Bulgaria, ma i pomacchi, questi musulmani, questa minoranza musulmana molto interessante che lei descrive con un piglio etnografico anche, e si autodefiniscono turchi perché preferiscono essere considerati stranieri che non invece una minoranza interna alla Bulgaria. Ecco, quelle persone che tu hai incontrato, come vedono l'Europa? Che cos'è l'Europa? È la modernità appunto capitalistica, consumistica, che arriva con i turisti, perché in questa valle poi è pieno di B&B, cioè la modernità è presente e devastante, se vogliamo, o è anche altro? Che cos'è l'Europa vista dalla valle del fiume Mesto? You know, I don't like to speak on behalf of other people, but I think it's fair to say that the concept of Europe is just that, it's a concept. And in real people's lives, you were just saying, you know, people's relationships are different from how, you said something about how the authorities, yeah. So I was thinking about the Pomaks, and that actually when people live in a place where they are very connected with the environment, but also very busy surviving, just surviving, I think grand concepts like Europe are just that. You know, I think we conceptualize, we conceptualize identity, and we conceptualize Europe, and actually people's relationships with locality, nationality, and globality is very interesting. It's very complex, and it's not like a constant thing. It changes, you know, it fluctuates. it has a kind of weather. So it just seems to me that the Pomaks, you know, a lot of the people, the communities in these mountains, survive from, you know, the men are gastarbeiters, you know, they work in Europe, a lot of the women too. Seasonally, they go and pick vegetables, or they go and work on construction projects somewhere in Western Europe, and they go home and build a house. So their real lives are in the Mesta Valley, but they make a livelihood, if they can, in Western Europe. The women, a lot of the women, survive from working in these sewing workshops where our clothes, you know, a lot of what we are wearing here right now is made by seamstresses in those villages. It's a real, what's the word? It's a real hub for, you know, it's a clothes making hub, one of the big ones in Europe. So these women, you know, all of them have problems with their eyes. It's really quite quite demanding work. They work 6 days a week, and they are paid 300 euros a month, okay? From 300 euros a month. So this is the hidden, you know, this is one of the hidden stories that I kind of stumbled into. I had no idea that there were so many workshops there, and I, you know, made friends with people there and saw what it was like, and so this whole question of what's local, what's produced locally, and where it goes, I think
where it goes nationally and globally, that question, I think, is the answer to our question about what is Europe. I think for a lot of people who live there, Europe is the place where our medicinal plants go. Europe is the place where, you know, the clothes we make for 300 euros a month go. Europe is the place where, you know, you can get a better paid job. This is the practical, this is just the practical aspect of it. But there is also another, I would say, important political aspect, which is that for a minority living, you know, in a place where they have been persecuted during communism, the Pomaks, as well as the ethnic Turks in Bulgaria, were persecuted by the communist government. People, for example, had their names forcibly changed. A very traumatic kind of period. So for a minority, I think it's really important to feel European, you know, that it's a form of protection, it's a form of, you know, it's a form of, I suppose, guarantee, or at least that's how it feels, against future attack or future abuse. So there is all of that going on, but I think the takeaway for me from all these stories, these incredible sort of plants and clothes makers and herbalists, and there's also a lot of food that is picked there, which is culinary. So Bulgaria, I didn't know this, but Bulgaria is one of Europe's biggest exporters of medicinal and culinary plants, things like chilies, lavender, of course, rose. You name it, you know, it comes from Bulgaria and the surrounding countries. I became very interested and actually very angry when I saw what was going on, very angry at our, you know, at this kind of global system of the chain of distribution is very unequal. The real experts on the ground who know the plants, who make the clothes, you know, sometimes they risk their lives, you know, picking plants in high altitudes, they get, you know, small change. And then as you go further down the chain, you know, more money is made. And by the time, you know, you go and buy your clothes or you buy your, we buy our whatever, lavender in the shop or, you know, our strawberries, the price has gone up. And I think we are ignorant about that. We don't actually know where things come from. The things that we consume, we don't know where they come from. And I really wanted this to be a part of the message. Or I'm simply telling the stories of people who I would describe as experts. They are world experts, you know, in plants and other practical things without which we would die. And actually, I was there during the pandemic, and guess what? Everybody else was off work except the seamstresses making our clothes. Because if they stopped, everything would stop, you know? And I was angry, because I am still angry, because these people in Britain, for example, where they work seasonally, they are called unskilled workers. And I think if you are unskilled when you pick a mushroom, you know, someone would die at the end of the chain. So it takes a lot of skill to know what to pick. Grazie. Federica, l'ultima. Volevo fare anche a te questa domanda, che può suonare un po' generica, sull'Europa, un'Europa che non ha mai fatto i conti davvero con la guerra nell'ex Jugoslavia, tant'è che vi ricorderete tutti come quando la Russia ha invaso l'Ucraina si diceva è tornata la guerra in Europa dopo 70 anni. Come dopo 70 o 80 anni? E negli anni 90 dov'eri, scusa? Cos'è successo? No? Una operazione di rimozione o di...
riduzione ad una dimensione locale di qualcosa che invece ha intimamente a che fare con l'identità europea, molto contrastata e difficile. Sì, ma guarda, lo vediamo molto sul fatto che quella guerra era stata molto liquidata come una cosa da slavi, dicendo quella cosa che sta là, fa paura, non sai bene com'è, cos'è, non la conosci nemmeno. Ma io ho sempre pensato che per chi abitava sul confine, quello che è accaduto durante quegli anni fosse in qualche modo qualcosa di familiare, che si conosceva bene, perché è vero, era così, perché sentivi gli aerei che partivano dalla base a pochi chilometri da lì, perché vedevi i profughi arrivare della prima ora. Però è anche vero che persino in una città come Trieste, così esposta a quel confine, così in dialogo con quel confine, non è percepita come una parte d'Europa. I Balcani non sono considerati Europa. Basta vedere che se voi avete un'idea di quello che è Trieste, la prima cosa che vi viene in mente è la bella piazza in stile asburgico della città, tutto ciò che la narrazione sulla città, che molto spesso anche degli stessi triestini viene fatta, è legata a un mito storicamente più lontano, ai tempi dell'Austria-Ungheria, a quello che ha fatto Maria Teresa in città, mentre l'anima balcanica, che pure è presente nella città, è presente nella sua architettura, appena si gira un passo più in là, è presente nelle canzoni, è presente nelle abitudini, nel cibo che si mangia, è in qualche modo rimossa, come se quella fosse una parte che non ci riguarda, che non è Europa. E lì, secondo me, esattamente come nella guerra dei Balcani, si è persa un'occasione, si perde un'occasione per tenere insieme dei mondi, come lo si è detto molte volte, ma quello che ha rappresentato l'assedio di Sarajevo è stata la perdita di un'occasione per avere un mondo che teneva insieme in modo noi familiare le religioni che stanno tra Oriente e Occidente, e renderle parte del mondo che ci piacerebbe costruire. Perdere quella città, tutto quello che è accaduto, è significato perdere anche una possibilità di dialogo con quella parte del mondo. A me fa molta impressione il fatto che Trieste è una città che ha il confine, non è una città sul confine, è una città che ha il confine dentro, che la attraversa, per cui il confine è qualcosa di decisivo. Io sono nata nell'era di Schengen, diciamo, nell'idea del regalo dell'Europa in cui tutti noi potevamo girare rapidamente, non avevamo più bisogno di mostrare il passaporto alle frontiere, e questo in qualche modo era l'idea d'Europa con cui io sono cresciuta e che io avevo. Ed è incredibile come proprio su quel confine lì vedi come sta cambiando l'idea d'Europa, perché quando a Trieste c'era un confine, c'era una frontiera ingombrantissima, era la frontiera della Cortina di Ferro, tra l'est e l'ovest, anche se la Jugoslavia era un paese non allineato, però era una frontiera ingombrante. Trieste era una città che per tanti anni è stata considerata perdibile, perché magari arrivavano le truppe titine e se la riprendevano. Eppure, nonostante quella frontiera, c'era una grande familiarità. Poi era un confine poroso, si andava e veniva, bastava un piccolo documento, c'è stato un fiorire di canzoni, anche su questo, di aneddoti popolari che sono sempre il segnale di un rapporto con quell'altro che c'è al di là. Adesso quella frontiera non esiste più, però adesso su quel confine si è costruito un muro. Quel confine lì è la via della rotta balcanica, da cui arrivano tante persone che arrivano dall'altra parte del mondo che da parte di mondo e di cui siano mille ragioni per andare via, che siano le crisi climatiche, che siano le guerre, che siano le povertà economiche. Eppure quel confine è presidiato da persone col fucile che rimandano indietro o chiudono in altri posti tutte le persone che vengono di qua senza nessuna speranza. E questo sta dentro l'idea d'Europa di questi giorni, la nuova risoluzione. E io credo che se c'è un senso delle zone di confine, che dovrebbero farci capire e ci fanno molto spesso vedere meglio e prima quello che sta accadendo, e non è qualcosa di bello, io credo. Quello che è certo è che l'Europa pensa soprattutto a rafforzare i propri confini esterni dovunque siano, come secondo molti conferma anche quello che è successo proprio l'altro giorno al Parlamento europeo sul nuovo patto sui migranti, ma questa è un'altra storia. Io ringrazio moltissimo Federica Manzone e Capka Cassabova, e vi ricordo... Grazie a voi.